Preside, allora, come vi è venuto in mente di fare al Pacinotti un corso avanguardistico, possiamo chiamarlo così? Allora, innanzitutto noi abbiamo anche altri corsi che non sono proprio avanguardisti, ma più o meno siamo lì. Abbiamo il settore moda e abbiamo pensato di scegliere questo indirizzo che era consono al nostro Made in Italy. Ovviamente l'abbiamo inteso come espressione di creazione, di creatività. E creatività perché ho delle vedute molto ampie, va bene? La cultura non deve essere intesa in un solo senso, insomma, deve essere poliedrica, eclettica, abbracciare le varie arti. E quindi, diciamo, da un colore grigio poi se ne possono sviluppare molti altri. In effetti io qui all'inizio, dal momento del mio insediamento, ho trovato una scuola ingessata, autoreferenziale, chiusa su se stessa. E quindi, per me che provengo da un'altra regione, che amo il sole, ho detto, la prima cosa che ho visto in questa scuola, ho detto, c'è poca luce. E quindi pian piano stiamo dando questa luce. La luce che è creatività, che è gioia, è piacere del bello, è provare un'emozione davanti a un'opera d'arte, la cosiddetta sindrome di Stendhal, è raccontare storie sotto diversi linguaggi, quindi ad esempio attraverso la fotografia, attraverso i dipinti si può raccontare tutto. E ancora appunto perché vogliamo aprirci proprio al mondo della musica, dello spettacolo, che è tanto vicino ai giovani, che poi con le nuove tecnologie sono così bravi, e allora perché non incanalare queste loro potenzialità in modo positivo, in modo da non farli perdere inutilmente tempo chattando, ma magari ecco, incanalando queste energie sul versante creativo.